Eccoci alla polivalente di Gioia Tauro, gli ultimi 20 minuti, decisamente d'appannaccio della formazione di casa, per il resto un 50 e 50 per le due. Un bel derby giocato al cospetto di una cornice di pubblico mirabile, come merita questo derbissimo. Il pubblico delle grandi occasioni con anche personaggi eccellenti in tribuna, tra cui anche il neosindaco del luogo Bellofiore. Per quanto riguarda la gara, anche nelle occasioni da rete, nei primi 45 minuti, si equivalgono i valori con Savino ed Aquilino da una parte e dall'altra che vanno vicinissimi al gol. Poi anche sostanziale equilibrio per quanto riguarda le occasioni nei secondi 45 minuti con la sveglia che la dà sempre Savino dopo appena 4 minuti. Ci prova dalla distanza Babuscia al 21esimo e poi il subentrato Bracco al 23esimo. Sul finale c'è un monologo Viola con due grossissime occasioni di Nucera, ma una in particolare al 28esimo con un tiro dai 25 metri e sul finire il clamore poteva arrivare da una occasione di Esposito che si è trovato solo dinanzi a Panuccio, ma qui tutti quanti dicono che sostanzialmente il pari è giusto e accontenta un po' tutti quanti e lascia ben sperare le due per questo finale di campionato con entrambe che hanno l'occasione di poter entrare a disputare i playoff. Beh, devo dire che è stata una bella giornata di sport innanzitutto. La prima pagina di questa storia l'abbiamo vissuta a Palmi. Oggi si è ripetuta a Gioia Tauro e sono estremamente contento perché significa essere più maturi, più consapevoli. Ecco, si vive lo sport in modo diverso rispetto molte volte in altre situazioni, che in altre occasioni. Dal punto di vista dell'impegno, del risultato, voglio dire, intanto il risultato rispecchia fedelmente i valori espressi in campo. Una partita estremamente corretta, soprattutto ben diretta, anche perché questo bisogna riconoscere anche i sacrifici che fa la classe arbitrale. Io sono molto contento anche di questo. Noi eravamo venuti a Gioia Tauro consapevoli di non incontrare una squadra facile. Gli obiettivi erano uguali e contrari. Forse questa volta erano obiettivi comuni, perché volevamo centrare, voglio dire, o dalla porta principale o dalla finestra, diciamo, una posizione per quanto riguarda i playoff. Con la formazione ospite un po' sofferente, soprattutto nel finale si poteva usare di più, magari giocando un po' più di palla a terra. Soprattutto il primo tempo eravamo un po' contratti e non siamo riusciti a giocare. Abbiamo provato durante la settimana un determinato modulo affinché erano più offensivi, perché noi avevamo un solo risultato, cercare di vincere per poi andare ad Agri un po' più tranquilli. E invece nel primo tempo, poi per lo spessore della partita, eravamo un po' sulle gambe e poi alla fine abbiamo anche rischiato in contropiede di Non hai perdere la avuto molti partita. pensieri quest'oggi? No, però con un giocatore come Trunfio, Dorato, dobbiamo stare sempre, sempre, sempre attenti. Infatti, alla fine qualcosa abbiamo rischiato in contropiede, però effettivamente si poteva fare di più. La trasferta adesso è difficile, però con la brillantezza che si ha si può osare anche in campo No, avverso. noi abbiamo ottenuto un risultato fino adesso, cioè, che forse nessuno si aspettava. Siamo sul reale dell'entusiasmo e continuiamo fino a che la matematica dice che non siamo fuori dai playoff. Noi continueremo a giocare perché nessuno ci ha mai regalato niente e noi quindi giocheremo fino alla fine. Ed è tutto dalla polivalente di Gioia Tauro.